Buongiorno a tutti. Intanto mi scusavo, ecco, per questa mia immagine così grande all'interno del monitor, ma non riesco a rimpicciolirla. Chi sono? Intanto le presentazioni mi pare che siano d'obbligo, quindi hanno già detto la dottoressa che mi occupo di appalti, sono la responsabile della stazione unica appaltante del Comune di Lucca, ma anche del provveditorato e oltretutto sono l'economo. Quindi, come ben capite, benché so che siete nuovi entri, ecco, dei vari enti, fate conto che quindi all'interno di questa unità organizzativa, che ho l'onere e l'onore di esserne la responsabile, si gestisce quindi tutti gli acquisti da 0,1 centesimi che possono essere rimborsi effettuati tramite appunto i fondi comunali fino agli appalti, soprattutto quelli dei lavori pubblici che vanno sopra i ben milioni di euro. Quindi, come vedete, insomma, il mondo appalti è racchiuso all'interno di questa struttura, una struttura proprio dedicata agli appalti. Oggi con me seguirete il focus sulle procedure telematiche, quindi soprattutto per quanto riguarda le convenzioni CONSIP e il MEPA. Allora, cosa dirvi però delle convenzioni? Prima di parlare appunto delle convenzioni, io vorrei fare un piccolo focus, anche se ovviamente lo avete già fatto con i colleghi che prima di me mi hanno preceduto in questo corso. Avete già con loro esaminato tutta la normativa inerente proprio alla tematica degli appalti, però vedo che l'ultimo corso lo avete tenuto il 27 di maggio, proprio con le procedure innovative del codice dei contratti. Io quindi mi riallaccio a questa parte. Proprio per farvi presente che proprio in data 31 di maggio è stato approvato il DL 77 che è entrato in vigore il 1° giugno e il quale ha apportato ulteriori modifiche soprattutto per quanto attiene al sottosoglia, quindi alle soglie di appalti che vanno ad insistere maggiormente sulle piattaforme telematiche che poi andremo a vedere. Il sottosoglia, perché vi dico che questo decreto ha nuovamente, diciamo così, definito una nuova soglia per gli affidamenti diretti, per quelli dei servizi e delle forniture. Quindi oggi lo scenario per quanto riguarda le soglie è questo. Abbiamo, per quanto riguarda i servizi e forniture, la soglia per gli affidamenti diretti è stata portata fino a 139.000 euro. Quindi da 139.000, quindi fino a 138.999,99 più IVA, sapete che quando si parla di appalti sempre dobbiamo fare riferimento ai importi al netto dell'IVA. Quindi fino a 138.999,99 siamo negli affidamenti diretti, quindi articolo 36,2 lettera A. Quando invece siamo, per quanto riguarda i servizi e forniture, nella soglia che va dai 139.000 a 214.000 se sono nei settori ordinari, oppure da 139.000 a infra 750.000 se sono gli appalti, quelli di cui all'allegato 9 nel codice, siamo nella fascia della procedura negoziata. Per quanto invece riguarda i lavori pubblici, le fasce sono queste: fino a 149.999,99 abbiamo l'affidamento diretto, dai 150 al milione di euro siamo nella fascia della procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori, mentre dal milione di euro fino alla soglia di rilevanza comunitaria, quindi che è fissata in 3 milioni, in 5 milioni, scusate, 350.000, siamo ancora nella procedura negoziata, ma gli inviti sono 10.
Quindi 10 operatori. Questo è quello che volevo farvi presente proprio prima di partire, proprio perché questa è la novità. Quindi fate presente che gli addetti ai lavori nell'arco di un anno, soprattutto vi dico dei servizi e delle forniture, abbiamo avuto 3 o 4 soglie diverse di affidamenti. Perché fino a luglio dello scorso anno gli affidamenti diretti arrivavano a 40.000, dal luglio al settembre, quindi quando c'è stato l'arco di vigenza del decreto 76, hanno portato 76-2020, è stata innalzata la soglia degli affidamenti diretti per i servizi e le forniture fino alla soglia dei 150. Con la legge di conversione, quindi la 120-2020, quindi dal settembre ad oggi, è stata portata questa soglia a 75.000 euro, ripeto, sempre per i servizi e le forniture. Dal 1 giugno, ora 2021, abbiamo una soglia diversa. E dobbiamo attendere che la legge di conversione non la cambi ulteriormente. Attualmente è ai 139.000. Questo per essere chiara e per dirvi anche che anche gli addetti ai lavori si trovano in netto imbarazzo, anche perché devono sempre fare riferimento all'arco temporale in cui è insistito un procedimento per capire se lì eravamo al momento dell'affidamento diretto o della procedura negoziata a secondo della soglia. Ma tant'è, qual è la normativa di riferimento specifico per gli acquisti, diciamo, sulle convenzioni o diciamo sulle piattaforme telematiche di acquisto? La legge è una legge, al tempo si chiamava legge finanziaria, oggi si chiama legge di bilancio o è stata denominata anche legge di stabilità, comunque è un po' la legge finanziaria, come si chiamava allora, è quella legge denominata anche treno omnibus, dove con un solo articolo, ma con un'infinità di commi, avete visto le leggi finanziarie ora arrivano anche oltre a 1.000 commi, quindi con un articolo solo, in una unica votazione si approva l'intero atto normativo, e quindi anche qua l'articolo 1, comma 449, modificato, come vedete, anche da ulteriori norme che si sono succedute nel tempo, però cosa ci dice? Ci dice che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, più gli istituti di ordine e grado, dal 2000, quindi dal 2007, erano tenute ad utilizzare lo strumento telematico, quindi ad usare le convenzioni quadro messe a disposizione dal soggetto aggregatore. Al tempo l'unico soggetto aggregatore era la Consip. Ora, ovviamente, so che vedo che siete veramente tanti, oltre 360 persone, quindi siete un po', diciamo così, colleghi su tutto il nostro stivale, no? E le isole comprese. Quindi non vi posso dire della realtà di Lucca. Quindi la realtà di Lucca e della Toscana, noi ad oggi abbiamo ben 3 soggetti aggregatori. Uno è la Consip, quindi quella nazionale, ma abbiamo anche la Regione Toscana, perché tutte le regioni sono soggetti aggregatori, ma in Toscana abbiamo anche la Città Metropolitana di Firenze. Chi è che stabilisce i soggetti aggregatori? In base al DL 66, poi convertito con la legge 89 del 2014, presso l'ANAC, pertanto, però ritorniamo alla nostra legge. Quindi la legge di stabilità dell'anno 2007 cosa diceva? Diceva questo, che tutte le ulteriori pubbliche amministrazioni
non hanno l'obbligo di ricorrere, ma possono ricorrere alle convenzioni quadro, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per effettuare i propri contratti. Questo è il primo articolo. Ancora il successivo comma, sempre legge della legge, ripeto, legge finanziaria 2007, la 296 del 96, cosa ci dice? Ci dice che, ancora, non vi dico per la parte, diciamo così, che delle pubbliche amministrazioni e delle amministrazioni centrali e periferiche, loro hanno mantenuto l'obbligo, però cosa ci dice a noi questa norma? Ci dice, non so se la vedete bene, ci dice, fermi restando, quindi partite da questo capoverso, dopo il punto del decreto legislativo 207, quindi fermo restando gli obblighi e le facoltà previste al comma 449, le amministrazioni pubbliche di quell'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001, nonché le autorità indipendenti per acquisti di importo pari o superiore a 5.000 e di importo inferiore alle soglie comunitarie sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ai mercati istituiti in seno al medesimo in base all'articolo sempre 328, oppure dal sistema telematico messo a disposizione dalla CAT regionale, appunto per quello che vi dicevo proprio del soggetto, oppure da ulteriori soggetti aggregatori. Ma qui, come vedete, però si parla, e ve lo voglio evidenziare, si parte dalla soglia dei 5.000 fino alla soglia, quindi qua però si parla solo di acquisti di beni e servizi. Come vedete, non menziona i lavori. Ma qual è quindi l'articolo che porta oggi a stabilire che anche i lavori pubblici, diciamo le lavori pubblici, scusate, prendo il codice, scusatemi. Allora, cos'è che ci porta a oggi, che cosa ha portato oggi all'utilizzo delle piattaforme telematiche anche per i lavori pubblici? Beh, è l'articolo 40 del codice degli appalti. L'articolo 40, che ve lo vado a prendere e lo leggiamo insieme, dice questo, prescrive questo, non dice, perché il codice va applicato, quindi bisogna prescrivere una norma, ci dice così, che a decorrere il secondo comma, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di quel presente codice sono svolte utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Ora, effettivamente, anche quando ho tenuto dei corsi, ancora si tenevano in presenza, molti mi dicevano, scusi, ma allora la PEC non è un mezzo di comunicazione elettronica? Certo, la PEC è un mezzo di comunicazione, però, come ben sappiamo, la PEC non ci garantisce quella segretezza che dobbiamo avere durante la fase di una procedura di gara. Quindi, se io richiedessi per PEC ad un operatore economico di presentare un'offerta entro una data limite, è logico che vi possono essere degli operatori che rispondano, alcuni anche qualche giorno prima, alcuni nello stesso arco della mattinata, ma l'ufficio protocollo, il nostro ufficio protocollo, quando gli arriva la PEC la smista, quindi io posso vederla molto prima, quindi potrei anche poi comunicare ad un operatore, guarda che tizio ha fatto questo, piuttosto che, quindi non è corretto agire in questa forma, noi dobbiamo mantenere la segretezza delle offerte fino alla scadenza fino ai termini di scadenza dati appunto dalla stazione appaltante, e pertanto non è possibile, diciamo, utilizzare la PEC, quindi è necessario
avere o un sistema proprio di gestione delle gare oppure utilizzare questi sistemi telematici che ci vengono, diciamo, concessi da chi è? Da Consip, e vediamo tutti gli strumenti che ci dà la Consip, ma anche da ulteriori soggetti che possono essere appunto la CAT regionale. Noi in Toscana abbiamo START, no? Che lo fruiamo attraverso la Regione Toscana, oppure, ripeto, la Consip con tutte le sue peculiarità e i suoi strumenti. Ma veniamo quindi alla Consip. Chi è la Consip? Come mai è nata? Allora, la Consip, vi dico, è nata come concessionaria dei servizi informativi pubblici per l'allora Ministero del Tesoro. Quindi è stata, diciamo così, istituita proprio per la gestione delle tecnologie dell'informazione in seno al Ministero. Poi cosa è successo? Che nel corso dell'anno, proprio alla Consip, sono state demandate diverse attività, oltre che le attività informatiche, quindi gestire e sviluppare i servizi informativi dello stesso Ministero, è stato affidato l'attuazione del programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA. Quindi, con questa legge che vi ho riportato, la 488, che anche questa vedete è una finanziaria per l'anno 2020, il Ministero, allora non si chiamava più Ministero del Tesoro, ma Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha, diciamo così, individuato nella Consip la struttura deputata alla struttura deputata al servizio. Per il servizio, per gli acquisti proprio di beni e servizi per la pubblica amministrazione. Quindi, nel corso degli anni, vi sono stati molteplici interventi che hanno caratterizzato lo sviluppo appunto delle attività assegnate alla Consip. È stato previsto anche tutto un riassetto, addirittura che è arrivato fino all'ultimo restyling della Consip che è avvenuto nell'anno 2017, proprio anche per rendere questa non solo la piattaforma, ma tutte le sue funzionalità proprio aderenti al nuovo codice appalti. Quindi cosa fa la Consip? È una centrale di committenza nazionale. Realizza il programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, supporta sulla base di specifiche convenzioni le singole amministrazioni e addirittura qui vi dico che noi vedremo, cioè esamineremo insieme, cioè più che altro vi racconterò, ecco, di tutti gli strumenti, ma vi voglio dire questo. La Consip è nata all'inizio proprio con le convenzioni e le aste elettroniche. Poi le aste elettroniche non hanno trovato un terreno fertile in Consip e sono state, quindi questa funzionalità è stata nel 2001 e la Consip proprio con una convenzione, quindi ogni ente che non ha, come per la Toscana, una CAT regionale che gli mette a disposizione un sistema di acquisti, può attraverso, ripeto, una convenzione e credo che sia a pagamento, utilizzare il portale della Consip per effettuare anche degli acquisti di importo superiore alle soglie, quindi fare le famose procedure, le procedure di gara aperta. Quindi, cosa sono le convenzioni? In particolare, le convenzioni sono contratti quadro, contratti per conto terzi che vengono stipulati quindi da Consip per conto del Ministero, quindi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e attraverso questi quindi fa dei contratti quadro che permettono alle singole amministrazioni attraverso una procedura veramente snella di
procedere, quindi aderire a queste convenzioni quadro agli stessi, quindi patti e condizioni stabiliti dalla Consip. Quindi voglio dire, tutta l'Italia, diciamo così, deve sottostare, quindi tutta la pubblica amministrazione italiana che intendono aderire a quella convenzione, devono sottostare ai patti, alle condizioni prefissate da Consip e quindi per conto appunto del Ministero con l'operatore. Quindi, come viene fatto poi, come si articola, ecco, il procedimento nel merito di una convenzione? La convenzione è così fatta che la pubblica amministrazione verifica se vi è appunto una convenzione quadro all'interno di Consip, che vi sia ancora attiva e che sia fruibile. Dopodiché, una volta esaminata e fatta tutta la fase istruttoria, non fa altro la pubblica amministrazione di fare la famosa determinazione con la quale è una determina unica qui a contrattare, dove viene indicato l'esigenza, viene indicato il beneficiario, il tempo, quindi la durata dell'appalto. E il beneficiario, la spesa e quant'altro, quindi viene fatta una determinazione anche sapete che le determinazioni noi dobbiamo anche prendere a riferimento il TUEL, quindi sulla base anche dell'articolo 192 del TUEL, decreto legislativo 267-2000, facciamo una determina, dopodiché il punto ordinante non fa altro che convalidare l'ordinativo e inviarlo all'operatore tutto tramite il portale di Consip. La Consip come fa a fare questi contratti? Questi contratti li fa o in base ad un quantitativo massimo, quindi la Consip immagina, cioè fissa di acquistare, che ne so, 15.000 pande alla Fiat. Oppure la Consip prevede di arrivare alla concorrenza massima di una somma. Ovviamente sono somme molto alte e che quindi l'operatore economico si obbliga nei confronti della Consip e quindi di tutte le pubbliche amministrazioni ad eseguire l'appalto ai patti e alle prescrizioni in favore di tutte le pubbliche amministrazioni che vi aderiscono, ai patti e alle condizioni stipulate in quell'accordo, in quel contratto quadro. Vi ho riportato, ma credo che ne avete parlato con i colleghi, però ve l'ho messa solo a livello così di indicazione, anche quelle che sono le categorie. Alcune delle categorie, quindi mi riferisco all'energia elettrica, gas, carburanti, telefonia fissa mobile, per le quali è necessario procedere con proprio sulla base sempre di della legge lì, vedete l'articolo 1 della legge 135-2012, dove proprio nel boom di quella che tutti noi abbiamo conosciuto come spending review, anche per queste soprattutto per queste tipologie di acquisto, gli enti devono rivolgersi a Consip per effettuare appunto i propri approvvigionamenti, a Consip o agli altri soggetti aggregatori, e a meno che possono anche, diciamo così, operare delle degli autonomi affidamenti, purché esperiscano queste procedure ad evidenza pubblica e prevedano corrispettivi almeno inferiori a determinate percentuali fissate proprio dalla normativa. Vi è un DPCM apposito, vi ho scritto appunto che fissa chi sono i soggetti aggregatori e ogni 31
del mese di novembre, del mese di ottobre, scusate, qui viene fatta con, questo è il DPCM, è corretto, non è un errore, però vi dico, tutti gli anni le pubbliche amministrazioni hanno l'onere di riportare, di estrarre, diciamo così, da quella che è la programmazione dei beni e servizi, quindi una programmazione biennale, questo vi rimando proprio all'articolo 21 del codice, quindi tutti gli anni dobbiamo operare questa programmazione e entro il 31 di ottobre di ogni anno dobbiamo inviare al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, tavolo tecnico che ha uno spazio proprio all'interno del portale Consip, quindi del portale www.acquistinrete.pa, e quindi all'interno di questo portale noi dobbiamo riferire tutti quelli che sono gli appalti superiori al milione di euro. Quindi con DPCM, vedete, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base appunto di queste analisi che fanno i soggetti aggregatori, quindi del tavolo tecnico istituito, ripeto, presso la Consip, verificano quali sono le eventuali categorie merceologiche e di beni e servizi, nonché le soglie al di sopra delle quali rendere obbligatori l'utilizzo, ricorso, diciamo, alla Consip o agli altri soggetti aggregatori di riferimento. Addirittura l'ANAC, come sappiamo, in questo caso non dovrebbe neppure, diciamo così, dare la possibilità alla stazione appaltante di acquisire il CIP. Ma quali sono gli ulteriori strumenti, diciamo, che possiamo utilizzare attraverso il portale della Consip? Quindi abbiamo visto le convenzioni che sono accordi qua, che sono contratti quadro, ma abbiamo anche i cosiddetti accordi quadro. Gli accordi quadro che sono stati introdotti appunto in aderenza proprio al codice appalti, sapete dall'articolo 53, 54 del codice, 54, scusate, del codice, dove sono quindi strumenti innovativi di contrattazione. Si esauriscono in un periodo massimo di 4 anni. Cosa fa qui la Consip? La Consip non fa altro che dettare attraverso propri bandi delle regole, cosiddette regole cornice, all'interno dei quali poi la stazione appaltante effettua, sulla base delle proprie esigenze, effettua il proprio affidamento. Ancora abbiamo come fruibile sempre dalla piattaforma il sistema dinamico di acquisizione. Anche il sistema dinamico di acquisizione, spesso lo sentite nominare SDAPA, è stato introdotto, vedete, nel 2011 con l'approvvigionamento dei farmaci per il servizio sanitario. Non so se vi ricordate che ci fu tutta una questione legata alle siringhe, perché le siringhe nel sistema, diciamo, presso le ASL avevano un costo veramente differente fra le siringhe, che ne so, acquisite nel nord dell'Italia, quelle del centro, quelle del sud Italia. Quindi, proprio per uniformare e per standardizzare, perché questo sistema si rivolge più che altro a tipologie di beni e servizi standardizzati e di uso corrente, quindi per questa tipologia di beni, quindi soprattutto quindi, sono prodotti e articoli soprattutto per quanto riguarda le ASL, ma non solo, anche per quanto riguarda, che ne so, gli ICT, che sono, ecco, più beni standardizzati. E la Consip cosa fa? Pubblica un bando per una determinata categoria merceologica e dove i fornitori, se interessati, possono iscriversi.
La stazione appaltante, quindi, pubblica all'interno di questo bando le proprie esigenze. Gli operatori, i iscritti possono rispondere, ma possono rispondere anche ulteriori operatori che nel frattempo abbiano visto questo bando, quindi è sempre aperto il bando fino alla scadenza del medesimo bando prescritto dalla Consip. Quindi in qualsiasi momento gli operatori possono comunque accedere e fa, ovviamente fatta l'iscrizione e inserirsi. Quindi con lo SDAPA, quindi questo sistema dinamico di acquisizione, come vi ho scritto, le amministrazioni quindi hanno, si assicurano un mercato permanentemente aperto fino alla scadenza, garantiscono tutti il rispetto dei principi di trasparenza, di tracciabilità, essendo il processo totalmente informatizzato e non in ultimo anche perseguono il principio della massima concorrenza. Perché in sostanza la stazione appaltante, come vi ho scritto, aggiudica l'appalto dopo aver invitato tutti gli offerenti ammessi a presentarsi, a presentare l'offerta. E quindi anche per i fornitori hanno dalla loro parte la possibilità e la massima favor participationis, essendo un bando, diciamo, sempre aperto. Ulteriore strumento fruibile da questa piattaforma è il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Mercato elettronico della pubblica amministrazione, anch'esso ha preso il via attraverso questo DPR che vi ho scritto, DPR 2002 numero 101, quindi è stato introdotto questo mercato, è un vero mercato, un mercato digitale per l'approvvigionamento al tempo solamente limitato ai servizi e forniture e dal 2017 proprio per rispondere alle prescrizioni, diciamo alle nuove prescrizioni del codice appalti, quindi del nuovo codice dei contratti, il decreto legislativo 50/2016, ha introdotto anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se sentite l'ambulanza è perché sotto qua dove è il mio ufficio c'è la Croce Verde, quindi ogni tanto ahimè passano le ambulanze. E quindi l'entrata in vigore di questo mercato è stata accolta molto positivamente, tanto è vero che i numeri, diciamo così, di fruizione di questo mercato si sono via via sempre di più diciamo ingigantiti fino ad arrivare al 2013, attraverso il quale proprio ricordo e vi ricordo che eravamo proprio nel clou della famosa Spending Review, nata intorno al 2012, dove quindi proprio nell'enfasi della nuova normativa è stato disposto proprio l'obbligatorietà dell'utilizzo dei sistemi telematici. E pertanto l'utilizzo del MEPA. Quindi cosa succede? Quindi il MEPA che cos'è? Come vi ho detto, è una vetrina, quindi un catalogo di articoli, di prodotti, di servizi, ma anche di lavori di manutenzione che sono individuati come per bando merceologico e sono offerti dagli operatori economici registrati nel sistema. Ho qualcuno al microfono aperto di voi, non so chi è, ma chiederei di chiuderlo. Allora, ancora, quindi qui vi ho messo una slide, sì, vi ho messo una slide sempre relativa al mercato elettronico, ma queste sono più proprio per
rendervi edotti, ecco, della natura e della storia del mercato elettronico, io andrei invece ad una slide che secondo me è fondamentale per capire proprio la differenza, è questa, per capire proprio la differenza dei due strumenti di acquisto che possiamo fruire proprio in ambito del portale Consip, portale che poi vediamo è www.acquistinretepa.it e lo troverete nella slide. Noi abbiamo proprio, e questo il codice, l'articolo 3 che ci dà tutte le definizioni, ai commi, articolo 3, comma, 4 volte lettera C, credo ci sia gli strumenti di acquisto, 4 volte lettera D, gli strumenti di negoziazione, ci dice che differenza c'è fra l'uno e dall'altro. Quindi, quando voi sentite parlare di strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione, che differenza c'è fra l'uno e l'altro? Gli strumenti di acquisto sono quelli che non richiedono apertura di un confronto competitivo. Quindi, cosa succede? Sono quegli strumenti dove io vado e adotto quella modalità che in gergo, inglese viene chiamata click and buy, quindi prendo e metto al carrello. Quali sono questi strumenti? Di sicuro le convenzioni, perché io nella convenzione non vado a, diciamo così, interloquire con l'operatore economico, non vado a contrattare con lui, io è già tutto preconfezionato, io non faccio altro che aderire alle condizioni, ai patti prefissati, ripeto, da Consip e acquisire quel bene, quel servizio, quindi a metterlo, per così dire, nel carrello per poterlo acquistare. Così pure è la famosa ODA o ordine diretto di acquisto che avviene attraverso il mercato elettronico, definito anche MEPA. Oppure appunto gli accordi quadro stipulati non solo appunto che vengono stipulati da Consip, ma altri soggetti aggregatori, dove diciamo non, io non posso contrattare un qualcosa, è già tutto definito. Io mi va bene perché secondo le mie esigenze, secondo le peculiarità della mia amministrazione, quel prodotto, ripeto, quell'articolo, quel servizio va bene e quindi io lo posso acquistare. Gli strumenti di negoziazione, come ci dice la norma, invece sono quegli strumenti dove per procedere a un acquisto richiedono un'apertura del confronto competitivo. Quindi cosa succede? Succede che l'amministrazione, quindi la stazione appaltante, effettua con l'operatore un'interlocuzione volta a contrattare che cosa? I patti, le condizioni, quindi il prezzo, a contrattare la durata, a contrattare la tipologia del bene, ripeto, servizio e quant'altro che devo acquistare. Quindi, cos'è che sono strumenti di negoziazioni? Io ora vi dico all'interno della piattaforma Acquisti in Rete, quindi ora si parla di Consip. Sono certamente gli accordi quadro, quelli che prevedono comunque l'apertura di un confronto competitivo, il sistema dinamico, perché come si è detto, la Consip apre un bando, ma poi sono io che vado ad inserire la mia lettera di invito e ad invitare gli operatori, quindi li vado a contrattare secondo le mie necessità. Il mercato elettronico, laddove io opti per queste funzionalità, quella che in gergo viene chiamata RDO, richiesta di offerta, oppure TD, trattativa diretta. Quindi vedete, sono strumenti dove io, diciamo, effettuo, io come stazione appaltante, effettuo una contrattazione. Ma vi sono due cose da dire importanti e queste vi prego veramente di segnarle. Allora, mentre nel MEPA, quindi quello che si chiama mercato elettronico della pubblica amministrazione, io intendo stazione appaltante, posso operare acquisti solo
infra la soglia di rilevanza comunitaria, quindi non posso fare acquisti che superano tale soglia, 214.000 per i servizi e le forniture, 750.000 per i servizi e forniture di cui all'allegato 9 del codice. Quindi io dopo, da quell'importo lì, diciamo così, in su, non posso utilizzare il MEPA. Posso invece aderire ad una convenzione, posso aderire ad un accordo quadro, perché gli accordi quadro e le convenzioni l'amministrazione può anche aderire anche per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria. Quindi attenzione, il MEPA, ripeto, non può essere utilizzato per affidamenti sopra soglia. Quindi, riepilogando, abbiamo fatto una panoramica, diciamo così, di cosa? Delle convenzioni, dove vi ho scritto, vedete, le convenzioni posso fare affidamenti di importo sotto e sopra la soglia. Il MEPA, solo affidamenti di importo sotto la soglia di rilevanza comunitaria. Quali sono gli strumenti che oggi mi dà la possibilità il MEPA? Sono la richiesta di offerta, come ho detto, l'ordine diretto, ODA. Alcuni di voi forse saranno molto giovani, diciamo, dal punto di vista lavorativo nella pubblica amministrazione, quindi attenzione che poi non sentirete più parlare di richiesta di offerta, ma in gergo proprio sentite parlare di RDO, ODA, stipula RDO, stipula TB, che è il contratto che ne discende, quindi la trattativa diretta, così come gli accordi quadro, invece sono importo, io sto scritto affidamento di importo sotto e sopra la soglia, il sistema dinamico di importi sotto e sopra la soglia, le gare telematiche, importo sopra la soglia di rilevanza comunitaria, ma come vi ho detto, sono fruibili attraverso una convenzione, credo ancora oggi a pagamento. Attenzione, vi ho messo un be attention perché sia le convenzioni Consip che il MEPA. Le convenzioni, diciamo, possono, ma il MEPA di sicuro ce l'ha. Ogni bando, scusate, dovete verificare l'ordinativo minimo di acquisto, che sono desumibili proprio dalla convenzione o dal bando stesso. Quindi questo è importante. Bevo un attimino d'acqua, scusate, ma allora. Andiamo avanti per il nostro esame sempre relativo alle convenzioni e soprattutto diciamo al portale acquisti in rete PA. Chi sono i soggetti coinvolti all'interno del portale? I soggetti coinvolti sono tre, indicativamente. Uno è la Consip, che è colei che, diciamo così, definisce i bandi, abilita i fornitori all'interno del portale, ma abilita anche tutte le pubbliche amministrazioni all'interno del portale. Mentre le pubbliche amministrazioni sono coloro che, come detto, operano gli acquisti, quindi gli approvvigionamenti, attraverso che cosa? Attraverso tutta una serie di funzionalità che sono fruibili proprio dal portale e quindi le ritroverete andando ad utilizzare appunto il mercato elettronico oppure le convenzioni, il sistema dinamico o l'accordo quadro. Ma c'è un'altra ancora figura all'interno della Consip, appunto il fornitore con il proprio rappresentante legale. Cosa fa il fornitore? Il fornitore, una volta che si è quindi abilitato all'utilizzo della piattaforma, sarà colui che attraverso proprie credenziali, come anche le stazioni appaltanti hanno proprie credenziali, caricherà a seconda dei bandi di interesse, caricherà le proprie proposte e
e le proprie offerte, alimenterà i propri cataloghi, soprattutto su quello del MEPA, e adeguerà i propri listini prezzi. Il legale rappresentante, così come anche il punto ordinante che andremo poi a vedere, deve essere dotato di firma digitale. Come vi ho detto, nel maggio del 2017 la piattaforma Acquisti in Rete PA ha avuto un nuovo restyling proprio per andare, per essere coerente alle nuove disposizioni normative del codice appalti, non tanto quanto alle disposizioni, prima abbiamo letto insieme l'articolo 40,2 del codice, ma attenzione, anche per quanto riguarda l'articolo 36,2 lettera A. Perché cosa ci dice l'articolo 36,2 lettera A, benché modificato ora in ultimo ancora, però nella soglia, però ci dice una cosa l'articolo 36 e ci dice questo. Ci dice la lettera A che per affidamenti di importo inferiore ad euro, oggi ripeto 139.000, noi possiamo fare l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Quindi cosa significa questo? Significa che io posso quindi posso consultare direttamente un operatore. Consultare direttamente un operatore, come lo faccio? Come lo consulto se non ho la possibilità di aprire con lui una contrattazione? L'ODA, come abbiamo detto, non apre una contrattazione, è un sistema di acquisto. Quindi l'unica maniera era di attivare un ulteriore strumento e questo strumento è la trattativa appunto diretta. Io prima di continuare la trattazione e farvi presente, ecco come ci si collega e come ci si dell'abilitazione per quanto riguarda diciamo le figure operative lato stazione appaltante nella piattaforma, mi fermerei un attimo perché vedo che vi sono diverse richieste, diverse domande, quindi andrei a leggerle. Mi sposto un attimo perché altrimenti non vedo cosa mi avete scritto. Quindi, allora, iniziamo da capo. Allora, e vedo, leggo la prima domanda. Dice, la Carmela Danza mi dice, il portale telematico delle stazioni appaltanti provinciale è strumento idoneo in sostituzione dei portali Consip, Regione, soggetti aggregatori anche del MEPA? Il portale telematico, allora, se il portale, cioè se diciamo così, il portale provinciale è inserito fra i soggetti aggregatori, e questo può essere utilizzato anche come portale, altrimenti il portale telematico degli appalti provinciali, a mio avviso, è un sistema, però ripeto, vado un po' così a braccio, è un sistema adottato da una provincia piuttosto che un'altra, perché oggi sapete che proprio in virtù del codice linee guida ANAC e quant'altro, le province fungono da CUC, quindi da centrale unica di committenza, per gli enti, anche per quei comuni che non sono capoluogo di provincia e quindi non vorrei che diciamo che fosse fuorviata questa disciplina e questa differenza. Allora, un conto sono le stazioni unico appaltante, le centrali unico di committenza, ma anche la centrale unica di committenza per fare un'acquisizione deve operare attraverso le disposizioni normative che ci dà il codice e le linee guida ANAC. Ancora invece Bettina Zoccatelli dice, riguardo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli affidamenti sopra i 5.000, vale anche per i lavori? Allora, vale per i lavori l'utilizzo degli strumenti telematici di acquisto. Quindi, se uno non ha una CAT regionale, io dico come la Toscana che a noi ci ha messo a disposizione, no? Il sistema START,
Quindi per le regioni in cui non vi è una CAT regionale è obbligatorio effettuare gli acquisti di lavori attraverso il MEPA. Ripeto, il MEPA oggi, soprattutto per i lavori, attenzione perché va dalla soglia dei 5.000 fino alla soglia dei 5.350.000. Allora, invece, Susanna Astolfi mi dice, per gli acquisti di cancelleria e di carta di importo inferiore a 5.000, in presenza di gara regionale, posso acquistare con ordine diretto dopo aver richiesto preventivi a due operatori senza aderire alla gara regionale? Beh, questo è una... Allora, qui vi devo dire due cose. Allora, una è questa. Uno è che... De, il RUP deve valutare bene se l'affidamento fatto dalla regione non può, diciamo, non ricopre le esigenze, cioè non soddisfa le esigenze dell'amministrazione anche in termini di costo. Allora uno può farlo in autonomia, però attenzione, per la carta in modo particolare. Io vi invito anche a verificare l'ANAC, perché per la carta, in modo particolare, l'ANAC dispone di un prezzario. Quindi attenzione, perché voi dovete mettere come benchmark per la carta, qualora lo fate in autonomia, perché avete valutato che l'affidamento, come la collega ci dice, fatto dalla regione non soddisfa le esigenze, quindi attenzione perché voi lì avete due parametri, oltretutto, quello della regione e quello della quello della dell'ANAC, perché l'ANAC prevede un prezzario idoneo. Ancora, ci dice Bottoli, se il bene non è in Consip o in MEPA, in riferimento all'articolo 40, come procedo? Grazie. Allora, qui dipende da questo, non c'è il bene o non c'è il bando? Perché ovviamente, come io faccio sempre questo esempio, forse anche un po' farlocco, ma lasciatemelo, sono una femminuccia e quindi siamo un po' scimmiette alle volte, ma faccio questo esempio. Il MEPA, dovete pensare, è un catalogo, no? Abbiamo detto, quindi un catalogo aperto dove io vado proprio a vedere, è una vetrina, quindi io vado a vedere i prodotti. Però attenzione, come una vetrina, noi dobbiamo rappresentarlo e averlo rappresentato dentro di noi come una vetrina di un negozio. È logico che io quando vado, passo davanti ad un negozio, vedo un bel capo, voglio vedere, può dire, voglio, posso vedere un cappotto insieme a un tailleur, però non è detto che all'interno questo negozio non abbia anche le maglie, le camicie, cioè il negozio può avere tante altre cose, quindi il bando può essere un bando, esempio il bando arredi, mettiamo il caso che vi siano, l'operatore abbia pubblicato la scrivania piuttosto che una sedia, no? Però non mi ha pubblicato la sedia con le ruote, ma non è detto che l'operatore non abbia la sedia con le ruote. Ovviamente il bando lo prevede e io quindi posso richiedere, non lo posso prendere tramite un'oda, ma posso fare una richiesta di offerta, posso fare una trattativa diretta con l'operatore. Ancora, leggiamo. Scutti mi chiede, l'acquisizione di un servizio di importo superiore a 5.000 può essere svolta in alternativa al MEPA tramite piattaforma telematica cui l'ente è dotato? Si deve obbligatoriamente procedere sul MEPA? Beh, questo dipende dalla piattaforma telematica di cui si è dotato l'ente. L'ente si è dotata di una piattaforma telematica di cui l'articolo 328 di cui abbiamo parlato prima? Cioè, sono tutte cose che devono portarci a capire e a ragionare in questo modo. Il legislatore vuole
condurre le amministrazioni sul sistema telematico affinché tutto il procedimento di acquisto venga tracciato. Avete visto che oltretutto, e non so se questo sarà un oggetto anche di successive incontri che avrete con altri colleghi, il fatto anche di tutti gli adempimenti che sono inerenti e conseguenti con me qui del Comune di Lucca ho proprio due colleghi che ovviamente sono qui e li saluto che sono qui presenti ecco con voi e vi devo dire che loro si occupano proprio della parte contrattualistica di questa mia unità organizzativa e loro ben sanno quello che sono e quelli che sono gli adempimenti che si vanno a richiedere alla stazione appaltante agli esiti, cioè prima e dopo, di aver fatto, diciamo così, esperito un affidamento. Buongiorno, dice, se un prodotto è presente nel MEPA, può acquistare il medesimo prodotto extra MEPA sempre se è conveniente, prezzo minore? Beh, allora, se nel MEPA, se uno lo dice prezzo minore, è possibile anche acquisirlo tramite MEPA, sempre, ripeto, non operando con l'ODA, ma operando tramite le ulteriori due funzionalità. Ancora, se acquista il MEPA, deve effettuare i controlli di quell'articolo, ecco, questo qui 50-2016. Allora, qui vi dico. Vi voglio dire una bella cosa. Allora, l'articolo 36,6, aspettate che vi ci vado perché è una cosa, questa qui è una domandina ben fatta e vi dico anche cosa mi ha risposto, perché io ho scritto al MEPA, ho scritto alla Consip e vi dico però cosa. Allora, l'articolo 36, allora, questo qui, l'articolo 36,6. Dice questo, che per lo svolgimento delle procedure di quel presente comma, di quel presente articolo, quindi l'articolo 36, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su, su che attua procedure di scelta del contraente. Il Ministero, avvalendosi di Consip, mette a disposizione il mercato elettronico. Poi aspettate. Ecco, ci dice questo. L'articolo 6 ter, mi pare che era questo qui, ci dice che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari tecnico-professionali, ferma restando la verifica dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri fra gli operatori economici verificati a campione ai sensi dell'articolo 6 bis, perché l'articolo 6 bis ci dice appunto che la Consip esperisce questi controlli a campione. Allora io vi dico, ho inviato proprio personalmente una lettera alla Consip dove dicevo, ma entrando sul portale, com'è che vedo io l'operatore che è stato in precedenza verificato da Consip, quindi io su quell'operatore non occorre che faccia alcuna verifica? Beh, mi hanno detto che ancora non hanno attivato non hanno ancora attivato questa opzione e pertanto noi siamo obbligati, come ci dice il codice, ad operare tutte le prescrizioni, tutti i controlli di quell'articolo 80 sull'affidatario. Quindi, fin tanto che la Consip non ci metterà in disponibilità anche questa funzione, per il momento non c'è. Allora, Astolfi mi chiede, per il noleggio fotocopiatrici di un servizio di supporto specialistico e di formazione di importo inferiore a 40.000, posso effettuare un'ODA o devo fare una trattativa diretta? Allora, per il noleggio di fotocopiatrici, se il noleggio che trovi sull'Astolfi
sulle, vi do del tu perché siamo fra colleghi, ci diamo del tu, se trovi l'adesione, cioè se trovi nella convenzione CONSIP la particolarità, insomma, e l'adesione al noleggio rispondente, a mio avviso è corretto procedere con l'adesione, anche perché effettivamente, insomma, i costi sono veramente minimali e vi sono anche diverse tipologie di performance, altrimenti puoi operare tramite il mercato elettronico e poi operare, appunto, puoi fare un'oda, però l'oda, diciamo così, ripeto, la tua amministrazione paga e sta a tutte le regole del fornitore e stabilite nel bando di Consip. Se vuoi invece spuntare qualcosa o richiedere qualcosa più confacente alla tua realtà, allora lo fai tramite la trattativa diretta. Cetani mi chiede: si prevede durante una di queste giornate anche un focus sugli adempimenti del RUP post aggiudicazione? Allora, un attimo solo, io prendo questa cosa. Allora io vedo che il 17 giugno con la collega Maria Teresa Massi e la Luciana Mellano avete proprio le pubblicazioni, le comunicazioni, regole d'accesso e verifiche, quindi avete tutta questa serie di approfondimento, quindi ritengo proprio che in quella sede vi siano date anche queste indicazioni. Allora, per servizi di ingegneria è obbligatorio ricorrere al MEPA? Sono servizi, quindi devi vedere se vi è il bando, se vi è un bando attivo, devi ricorrere, al MEPA qualora che, ripeto, tu non possa esperire una procedura attraverso un ulteriore sistema telematico fruibile attraverso la carta regionale. Rispondo ancora a due o tre domande e poi andiamo avanti. Allora, Astolfi ancora mi dice: per l'acquisto di un servizio di importo specialistico di formazione di importo inferiore a 40.000 posso effettuare un'oda o devo fare una trattativa diretta? E l'ho spiegato prima. Quindi l'oda, uno può fare l'oda, però l'oda, ripeto, l'amministrazione non deve sottostare a tutti quelli che sono i patti e le condizioni stabilite dal bando da Consip. Se volete voi, quindi come vostra amministrazione, dare delle indicazioni precise rispetto alle vostre esigenze, lo potete fare solo attraverso la trattativa diretta. Sono due cose leggermente diverse, cioè nettamente diverse l'una dall'altro. Ancora, se espleto una procedura MEPA per lavori da 600.000 e estraggo direttamente sulla piattaforma MEC tra 30 società, cui inviare la RDO. Se la gara va deserta, posso inviare la nuova RDO a 5 società preventivamente contattate che hanno manifestato interesse? Allora, intanto è questo. Il MEPA, per quanto riguarda la RDO, allora, la RDO è così fatta. La RDO, quindi richiesta di offerta. Richiesta di offerta oggi sta per procedura negoziata, perché per affidamento diretto oggi, diciamo spostandolo sulla piattaforma MEPA, a mio avviso vuole dire e vuole intendersi di utilizzare solamente questi due strumenti, o l'ODA o la trattativa diretta. Ripeto, mi circoscrivo al MEPA, questa cosa che vi sto dicendo. Quindi, cosa vi devo dire? L'RDO è possibile fare anche un'RDO aperta, però attenzione, perché l'RDO aperta, e vi sono qui, vi è anche copiosa giurisprudenza, vi invito proprio ad andarla a reperire, perché comunque il MEPA, e quindi acquisti in rete PA, è comunque un portale non aperto come intende la linea guida ANAC. La linea guida ANAC intende aperto quando
noi, stazioni appaltanti, pubblichiamo sui nostri profili del committente l'avviso per accogliere le manifestazioni di interesse. Ora, se uno fa una procedura di gara e quindi una procedura negoziata e invoca l'RDO aperta all'interno della piattaforma, attenzione, perché non tutti gli operatori, anche a chi di interesse, sarà in grado di rispondervi. Perché? Perché ad un operatore indicativamente è necessario circa un mese per avere l'abilitazione dal portale, quindi dalla Consip. Quindi cosa vi dico io? Proprio per evitare qualsiasi ricorso che possiate avere, io vi suggerisco di operare in questa maniera, di fare un avviso pubblico, pubblicarlo sul vostro profilo. Nell'avviso di scrivere, sapete che l'avviso per manifestazione di interesse, così come richiesto anche dalle linee guida ANAC, ancora vigenti fin tanto che non esce il famoso regolamento che doveva, sembrava uscire lo scorso anno, poi si è volatilizzato, pare che non esista, non sia mai esistito e non esista più questo regolamento. Quindi, fin tanto che non esce il regolamento, noi dobbiamo, osservare le disposizioni vigenti, noi abbiamo la linea di guida 4 di ANAC che ci dice che per fare una procedura negoziata posso operare in due maniere: o attraverso l'individuazione di operatori che ho selezionato attraverso l'avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo del committente, quindi sul sito dell'ente, oppure attraverso l'individuazione tramite elenchi di operatori economici istituiti all'interno dell'ente. Istituiti secondo le prescrizioni ANAC, quindi non operatori che chiedono che nel corso degli anni ci chiedono di invitarli e noi si fa una sorta di elencazione. Questo non è l'elenco di operatori economici. Quindi, se non abbiamo l'elenco istituito come ANAC, io vi consiglio di fare una manifestazione di interesse, di pubblicarla sul profilo e a quel punto di scrivere a chiare lettere all'interno dell'avviso che una volta terminato scaduto il termine di presentazione appunto delle manifestazioni di interesse, l'amministrazione si riserva di procedere con la procedura e qualora che l'operatore non sia ancora iscritto, la stazione appaltante procederà e l'operatore parteciperà la volta successiva. Ecco, però va scritto, quindi mi raccomando di fare in questa maniera. Io mi riservo di leggere le ulteriori domande, gli ulteriori quesiti dopo, ma veramente ne ho tre, leggiamoli, via. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono attivare in sostituzione le unioni dei comuni ove esistenti e senza. Allora, certo, le unioni dei comuni, certo, però l'unione, se uno si attiva nei confronti dell'unione dei comuni, l'unione dei comuni, diciamo che a quel momento è individuata come CUC, quindi sarà l'Unione dei Comuni che dovrà, per soddisfare l'esigenza, quindi per fare quell'approvvigionamento, effettuare gli acquisti secondo la normativa che è prescritta oggi dal codice, linee guida ANAC, decreti attuativi del codice degli appalti. Ancora mi viene richiesto, vediamo un po' l'ultimo, forse ho capito male. Nel MEPA resta il rischio che siano inseriti in vetrina operatori economici che non abbiano i requisiti generali. Allora, qui mi viene scritto, scusate, perché non ho capito questa domanda. Forse ho capito male. Nel MEPA resta il rischio che siano inseriti in vetrina operatori economici che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 80. Allora, è possibile? Allora, che è possibilissimo perché la Consip non ci dice se al momento dell'iscrizione di un operatore opera per l'operatore tutte le verifiche, sappiamo che le fa campione. Io credo, ritengo, che ogni volta che un operatore si
palesi sull'ANA, sul profilo, e quindi si voglia iscrivere, io immagino che faccia tutte le dichiarazioni ai sensi del DPR 445-2000, quindi dichiarazioni false e mendace, qualora individuato, dovrebbe essere anche, diciamo così, rivolto, questa dichiarazione dovrebbe essere anche attenzionata e portata all'attenzione delle autorità competenti. Quindi, però, a mio avviso, la Consip non fa questo tipo di verifica su tutti, e quindi è onere nostro su tutti gli aggiudicatari, come ci dice il codice, di operare le verifiche. Ma adesso andiamo ad esaminare ancora la slide che vi ho qui inserito. Quindi, come si raggiunge il portale? Si raggiunge attraverso questo URL www.acquistinretepa.it. Cosa dobbiamo fare per poter operare nel portale? Allora, intanto la domanda è: ma tutti dobbiamo registrarsi nel portale per poter esaminarlo? Vi dico di no. Perché già andando nel portale senza loggarsi, quindi senza fare il procedimento di login, è possibile verificare se vi sono le convenzioni Consip, quindi è possibile, come dire, sfogliare questo libro che non è altro che il portale della Consip e vedere se già lì vi sono delle convenzioni e accordi quadro di nostro interesse. Per poter poi operare all'interno della Consip è necessario, diciamo così, procedere con l'accreditamento e quindi fare questa che si chiama la registrazione. Se vedrete, una volta entrati nel www.acquistinretepa, vedrete che in alto c'è accedi, un bottoncino accedi. Se voi lo selezionate o mettete l'utente e password, oppure c'è la possibilità di procedere con la registrazione. La registrazione cosa vi chiederà? Vi chiede chi siete intanto, quindi di dare tutte le proprie generalità, per quale amministrazione lavorate, quindi tutte le generalità dell'amministrazione, oppure mettendo, se l'amministrazione è già censita, basta mettere la partita IVA o il nominativo e da sé il sistema, diciamo, ve la presenta. Dopodiché dobbiamo dire cosa facciamo all'interno del portale, quindi quale compito abbiamo, quindi se siamo punto ordinante, punto istruttore o operatore di verifica. Come vi ho scritto, per quanto riguarda il punto ordinante, è obbligatoria avere la firma digitale. Anche se non, diciamo così, siete entrati nel portale, ma scrivete solamente www.acquistinretepa e scorrete con il mouse lungo la pagina, vedrete che a un certo punto diciamo così, la pagina, la finestra vi diventa nera. E lì all'interno ci trovate tutta una serie di informazioni, fra cui anche i contatti. Quindi lì ci trovate il numero verde cui rivolgersi in qualità di stazione appaltante, ma c'è anche il numero verde per gli operatori economici, per eventualmente ottenere dei chiarimenti, delle delucidazioni al momento anche, che ne so, del caricamento di una procedura. Ma vediamo ora chi sono queste figure di cui ho detto. Quindi abbiamo parlato di punto ordinante, punto istruttore, operatore di verifica. Qui, come vedete, non vi ho messo nelle slide l'operatore di verifica, ma questo ve lo dico così perché l'operatore di verifica è colui il quale opera all'interno del portale,
ma non tanto per esperire una procedura di affidamento, quanto per attivare quell'adempimento che è richiesto al momento del pagamento. Voi sapete che oggi la normativa prescrive che in caso di fatture che riceve l'ente relativamente a fornitori superiori a 5.000 euro, cosa deve fare il servizio, almeno da noi lo fa il servizio finanziario, cosa deve fare il servizio finanziario? Deve fare una verifica presso l'Agenzia delle Entrate per vedere appunto se l'operatore è in regola con le imposte in tasse, altrimenti ci dobbiamo attivare, dobbiamo attivare tutta una sorta di procedura chiamato sostituto di imposta e quindi pagare, invece che pagare l'operatore, pagare per il quantum, diciamo così, è in debito con l'erario, di pagare quindi l'importo della fattura, che può essere tutto, può essere una parte, pagare una parte all'erario, una parte all'operatore o tutto all'erario, qualora sia in debito, sia veramente sostanzioso e importante. Quindi l'operatore economico, l'operatore di verifica fa questo tipo di verifica. Mentre io ritengo che l'ufficio che ha fatto un acquisto, l'operazione che deve fare non è tanto quello lì di andare a vedere, diciamo così, e interrogare il portale dell'Agenzia delle Entrate, quando noi per liquidare una fattura, quindi una spettanza a un operatore, dobbiamo fare il controllo del DURC. E anche lì attivare sempre questo sostituto di imposta qualora che l'operatore non abbia pagato i contributi all'INPS o all'INAIL. Quindi torniamo a vedere quali sono i due soggetti, lato stazione appaltante, che, diciamo così, ruotano all'interno della piattaforma proprio per fare gli approvvigionamenti. Chi sono? Il punto ordinante. Chi è il punto ordinante? Il punto ordinante è colui che ha il potere di spesa e può rappresentare l'amministrazione all'esterno. Questo cosa significa? Significa che per la maggioranza delle nostre realtà locali il punto ordinante è il dirigente. In realtà più piccole, laddove la figura apicale è un funzionario, sarà il funzionario perché ha il potere di spesa. Quindi dipende da chi ha il potere di spesa per operare questa attività. Quindi il punto ordinante, come vi ho scritto, è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa e quindi dalla stessa applicabili. Deve possedere la firma digitale, quindi cosa fa il punto ordinante? Firma gli ordinativi, firma le richieste di offerta, nonché le trattative dirette. Il punto ordinante può farsi assistere da uno o più punti istruttori. Quindi il punto ordinante può avere anche n punti istruttori ad esso associati. Cosa fa il punto istruttore? Il punto istruttore è colui che predispone gli ordini, predispone le richieste di offerta, esamina anche, diciamo così, le offerte, esamina anche le offerte, ma quindi predispone tutta la documentazione, ma diciamo così, per capire bene la differenza fra i due è questo, che mentre il punto istruttore rimane all'interno dell'ente, quindi non può, non ha questa possibilità di firmare, di uscire dal proprio ente, chi esce dal proprio ente attraverso la firma, attraverso la richiesta di offerta e quant'altro, è il punto ordinante. Quindi il punto istruttore è colui che lavora, ma predispone tutto, ma il tutto deve passare attraverso la scrivania virtuale del punto ordinante per poter essere, diciamo così, visto e poter essere inviato all'operatore economico. Molte realtà cosa fanno? E ve lo dico francamente,
non attivano tanti punti ordinanti, lavorano tutto, scusate, non attivano tanti punti ostruttori, ma operano tutto tramite il punto ordinante. Tanto, alla fine, no? Come ben sapete, è la firma che conta. Quindi, se anche io entro come punto ordinante, quindi come punto entrassi con le credenziali del mio dirigente, cosa succede? Posso preparare tutto. Io vi ripeto, ho qui due colleghi, insomma, la Sharon e Emanuele, che loro predispongono il tutto, no? Quindi lo predispongono come punto ordinante già, però poi alla fine il contratto, così come viene, diciamo, assemblato attraverso il portale, deve essere comunque firmato dal dirigente. Quindi il dirigente ne prende contezza all'atto della firma. Quindi non è che poi, voglio dire, i miei colleghi inviano cose di cui il punto ordinante non sa. Ecco, quindi vedete voi se attivare tanti punti istruttori oppure se operare con le credenziali del punto ordinante, e poi comunque tanto il punto ordinante, ripeto, è lui che effettivamente firma. Allora, la registrazione. Abbiamo detto che per poter lavorare, quindi una stazione appaltante, ha necessità di registrarsi all'interno del portale. Quindi all'interno del portale la registrazione prevede due step distinti. Il primo step, ripeto, si dice cosa uno fa, cosa uno, chi è, scusate, si dice chi è. Quindi ci si metterà tutte le generalità, perché sono mascherine molto semplici, già con campi precostituiti. Vedrete che vi sono dei campetti, diciamo così, dove hanno come prefisso un asterisco, quello è obbligatorio, significa che è un campo obbligatorio. Vi sono dei campetti invece lasciati senza questo asterisco, quindi sono liberi e quindi non è obbligatorio. Vi faccio un esempio: la mail, la PEC è obbligatoria, il fax, logicamente, che è andato via via in disuso, potete anche non metterlo, e infatti non è richiesta l'obbligatorietà. Quindi inserite le vostre generalità, le generalità della vostra amministrazione, associate voi alla vostra amministrazione, e questo termina e con questo si termina, diciamo, la prima fase. Poi arriva la seconda, quindi la seconda fase è quella relativa proprio all'abilitazione. Quindi la prima fase vi dice chi sei, vi dà l'utente e la password, quindi vi è una fase di abilitazione, e attraverso l'abilitazione quindi abbiamo la fase del cosa fai, quindi come ti palesi poi all'interno del portale, come punto ordinante, ripeto, come punto istruttore o come operatore di verifica. Basta selezionare queste fattispecie, e quindi inviare il tutto poi al portale, inserire, c'è tutto già dentro il portale, si invia e vedrete che verrà poi effettuata un'abilitazione. Qui cosa ho detto? Vi ho scritto appunto che per fare acquisti della pubblica amministrazione è necessario procedere all'abilitazione, e l'utilizzo del OIV, quindi operatore di verifica degli inadempimenti, questo è riferito solo alla fase del pagamento. Ripeto, non è da qui che vedete la situazione del pagamento imposte e tasse, quello che deve essere fatto invece sull'operatore per affidamenti superiori a 5.000 euro, quello per le verifiche ANAC. Questa è un'altra cosa. Quindi il punto ordinante è obbligatorio e deve avere la firma. Ci rifermiamo un attimino per rileggere due o tre domande. Leggiamo un po'. Allora, la domanda di poco fa, Consip, no, Consip non MEPA,
Lei ha iniziato rispondendo che no, se non c'è il bene, non c'è il bando. E ha spiegato se non c'è il bene, ma se non c'è il bando. No, allora, le spiego meglio. Allora, andando sul mercato elettronico, voi vedrete che alle volte è possibile che non vi sia un bene in specifico, avevo detto la sedia con le ruote, ma c'è il bando arredi scolastici, arredi per ufficio, eccetera. Quindi non è detto che se anche io vado nel portale, quindi vado nel catalogo e non trovo la sedia con le ruote, non ci sia un operatore che abbia questa sedia. Il bando c'è e quindi io non potrò effettuare un acquisto tramite un'oda, ma posso certamente aprire con operatore o con più operatori, fare a seconda dell'importo, fare la trattativa diretta o fare la RDO. Vi ricordo ancora che non è possibile fare una RDO. A più, scusate, fare una trattativa diretta a più operatori, la trattativa diretta deve essere stazione appaltante, operatore economico. Allora, qui mi viene scritto se per i servizi, quelli di ingegneria e di architettura, superiore, è obbligatorio individuare il collaudatore tramite MEPA. Allora, io qui devo dire una cosa: i servizi di architettura e di ingegneria sono particolari, quindi bisogna andare a verificare se sul MEPA c'è il bando. Se sul MEPA c'è il bando e non c'è la possibilità da parte vostra di utilizzare ultronei, diciamo così, strumenti di acquisto, quali può essere lo strumento telematico messo a disposizione dalla CAT regionale, ripeto, come noi in Toscana abbiamo STAT, allora è obbligatorio il MEPA, però uno deve andare a verificare se esiste il bando. Se il bando è obbligatorio, altrimenti no. Se il bando non ci fosse, è logico che già nella determinazione, no? Quindi la de determinazione unica a contrarre, cosa andrei a dire io? Andrei a dire, ho necessità di individuare un collaudatore, sono andato sulle convenzioni, non ci sono andato sui soggetti aggregatori, non c'è questo tipo di affidamento, quindi bisogna vedere tutte queste cose, sono andato sul MEPA, non esiste un bando riferibile a questa siffatta tipologia di acquisto che devo fare e quindi ho fatto questo affidamento fuori dalla piattaforma attraverso quella che viene anche oggi chiamata l'acquisto in modalità tradizionale. Non si può fare altro qualora, ripeto, non esista. Allora, la Mulas mi chiede questo accertamento, la richiesta del DURC. Allora, no, ripeto, l'accertamento che fa l'OIV, l'OVI, quindi è l'accertamento che è necessario e è prescritto per legge per le fatture che superano i 5.000 euro. Solitamente questa verifica non la fa, diciamo, l'ufficio acquisti o l'ufficio che opera l'acquisto, ma la fa il servizio finanziario. Però ci sono delle piccole realtà in cui anche la liquidazione della fattura la fa l'ufficio stesso, quindi l'ufficio che ha acquistato quel bene, e pertanto la Consip mette a disposizione questa piattaforma per interrogare Equitalia e capire se l'operatore è in regola con le imposte e tasse. Il DURC è altra cosa, quindi ripeto, arriva una fattura, bisogna fare due cose. Uno, verificare il DURC, e quello lo fa l'ufficio che, diciamo, riceve la fattura. Altra cosa è l'altro aspetto, quindi quello della fattura superiore a 5.000. La può fare ugualmente l'ufficio, qualora che le realtà, piccole realtà, possono, diciamo, demandare tutto, e quindi chi acquista fa anche l'atto di liquidazione, quindi fa anche questa verifica. Ma se non è questo il caso,
la verifica sull'Equitalia la fa il servizio finanziario. Allora, nel caso di acquisto superiore a 5.000 di un bene non presente in MEPA, l'operatore che ho individuato deve iscriversi al MEPA. Cosa succede se vuole, se non vuole? Come posso? Allora, nel caso di acquisto superiore, il bene non è presente sul MEPA, ripeto, non è il bene, dovete vedere il bando. Se il bene rientra in un bando, voi dovete comunque far richiedere agli operatori presenti in quel bando di farvi un'offerta. È una cosa diversa. Io non so perché vedo che mi fate sempre la stessa domanda e credo che quindi o non sono chiara, quindi lo ripeto di nuovo. Bando arredi. Facciamo proprio l'esempio. Bando arredi. Io vedo che ci sono arredi scolastici, arredi d'ufficio, arredi per il decoro urbano, quindi arredi per spazi esterni. Ho necessità di acquistare una seduta con le ruote per l'ufficio. Vado a vedere e in tutto l'elenco, quindi in tutto il bando e quindi in tutto il catalogo, non trovo la sedia con le ruote. Cosa devo fare? Posso farla, posso chiederla fuori? No. Io, siccome il bando arredi c'è e prevede la fornitura anche di sedute da ufficio, io devo richiedere agli operatori ivi presenti di farmi un'offerta per questa sedia, quindi darò io le specifiche tecniche della sedia di come mi serve e gli operatori mi invieranno la loro offerta. Io spero ora di essere stata un po', cioè di aver chiarito questa parte. Allora, mi sta dicendo Bedin, buongiorno, chiedo se sia possibile effettuare una RDO invitando un solo operatore economico. Questa è una bella domanda. Allora, bellissima domanda, anzi grazie. Ti dico questo, qualora nell'avviso di manifestazione di interesse che tu andrai a pubblicare, tu avrai scritto con clausole chiare, precise ed inequivocabili, così vuole il codice, che l'amministrazione si riserva di procedere anche qualora vi sia una sola manifestazione di interesse ricevuta, allora tu fai la RDO nei confronti di quell'operatore economico. Quindi è possibile anche operare in questo senso. Anzi, grazie perché è una bellissima, scusate, ma mi era, questo era un aspetto che avevo diciamo così, bypassato, un aspetto molto importante, però diciamo, non rientra tanto nella funzionalità, cioè il sistema te lo permette, però tu devi, cioè queste cose, che sono tutti elementi molto, molto importanti, devono essere scritti, ripeto, con clausole chiare ed inequivocabili nell'avviso pubblico che andremo a pubblicare per, diciamo così, per ottenere, il riscontro di manifestazione di interesse. Ancora, vi devo, dire questo. Per quanto riguarda diciamo così, tutto il programma acquisti che viene portato avanti proprio dalla Consip, vedrete che andando all'interno proprio del portale trovate sia nelle convenzioni ma anche nei bandi MEPA, trovate ogni tanto questa fogliolina, una fogliolina verde. Cosa significa la fogliolina verde? Significa che all'interno di quel bando è possibile che parte, qualche elemento o parte di quel bando lì soggiace ai CAM, quindi soggiace ai criteri ambientali minimi. Questo perché noi abbiamo e vi ho messo un link al quale vi rimando,
andare a verificare tutti quelli che sono i criteri ambientali minimi oggi previsti dal Ministero dell'Ambiente, perché lì vi sono tutte le categorie merceologiche per le quali è necessario e ha richiesto alle amministrazioni pubbliche l'osservanza e quindi anche di mettere dei criteri premiali nei bandi proprio per sollecitare e proprio per sensibilizzare sempre di più sempre di più la tematica verso una tematica ambientale sempre più importante, e quindi noi dobbiamo, attraverso l'osservanza e quindi far osservare anche nei nostri appalti i criteri, mettendo i criteri ambientali minimi, mettiamo anche noi come pubblica amministrazione diamo il nostro contributo affinché, diciamo così, l'ambiente possa veramente essere sempre più salubre, meno inquinato e ad avere meno, diciamo così, problemi proprio dal punto di vista di impatto ambientale. Quindi vi ho detto, vi sono queste foglioline. Ma altra cosa invece che prima ho accennato e non vi ho invece specificato con precisione è questo. Io vi ho detto, attenzione, in una slide vi ho scritto, attenzione, dovete sempre verificare all'interno del portale acquisti due cose che sono riferite sia alle convenzioni ma anche al bandi MEPA, e è l'ordinativo minimo di fornitura. Cosa significa ordinativo minimo di fornitura? Significa che al di sotto di quella soglia stabilita, e questa è stabilita da Consip proprio nei vari bandi, al di sotto di questa soglia l'operatore può rifiutarsi di soddisfare la vostra esigenza. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'operatore può rifiutarsi di rispondervi oppure di procedere a spedirvi alla consegna di quello che voi avete richiesto. Ma non è sempre così e non è sempre vero così, perché cosa vuol dire aver messo 400 euro, ad esempio, nel bando Arredi come soglia minima? Significa che al di sotto di questa soglia l'operatore non riesce a ammortizzare tutti i costi che ha. Qualora che vi deve inviare un bene, ovviamente l'operatore avrà quelle che sono i costi. Sì? Interrompo giusto un secondo, ma non voglio rubarle altro tempo. Mi dica? Abbiamo troppo pochissimi altri minuti a disposizione perché già siamo tempo massimo, fuori tempo massimo, e avremo problemi altrimenti con la registrazione. Quindi abbiamo veramente poco a nostra disposizione. Grazie. Allora vi dico, sì, vi dico solo questo, allora, vi dico che l'operatore economico non è detto che non vi mandi il bene, che non vi consegni il bene, perché all'interno del bandi ci sono, quindi voi selezionate il bene, vedete l'operatore, io vi invito a chiamarlo perché l'operatore, se l'importo è inferiore all'importo individuato con ordinativo minimo, è possibile che vi faccia ugualmente la consegna applicandovi un costo aggiuntivo che gli è necessario per ammortizzare i suoi costi. Ultima slide che mi ero prevista, e poi vedete che non vi sono più slide, è questo: come si ricerca un bene all'interno di Consip. Quindi si fa una ricerca semplice andando sul campo cerca, quindi ci si scrive sedia e vedrete quello che vi dà il portale,
attraverso la vetrina, quindi che strumento vuoi usare, oppure facendo una ricerca per prodotto, quindi lo strumento, quale strumento vuoi usare, quindi portale, e poi giù verificare le cose. Io non so, sapete che questi corsi prevedono anche dei laboratori e io ritengo forse che uno dei laboratori sia proprio il fatto di verificare e quindi vedere con mano l'operatività all'interno del portale, ne sarei ben lieta, quindi questo poi ci informeremo mi informerò, ecco, con i colleghi che hanno organizzato, della IFEL che hanno organizzato questi seminari, se è possibile farvi proprio vedere quello che sono la vera operatività all'interno del portale. Io con questo, diciamo, con questa slide chiudo, vi ringrazio, ecco, dell'attenzione e per qualsiasi cosa, come penso anche i colleghi vi hanno detto, ci potete contattare presso le nostre sedi di lavoro. Quindi nell'attuale vi saluto, spero di essere stata chiara, soprattutto ecco, per queste soluzioni, MEPA, non MEPA, quando c'è un bene, quando non c'è, e quindi con questo vi saluto e vi ringrazio.